10x10. Il nostro è un viaggio per tracciare i tratti salienti delle biografie di alcune grandi fotografe. Lo studio è Mozzafiato, l'agorà del Mudeg di Milano. 10x10, 10 ritratti per 10 donne che hanno cambiato la storia della fotografia. L'incredibile storia di Tina Modotti parte da Udine. Udine è una città tranquilla, è una città conservatrice, ma gli impulsi socialisti della classe lavoratrice sono molto vivi e travolgono anche il padre di Tina Modotti, che trasmette immediatamente alla figlia una passione per la politica che lei si porterà dietro per tutta la vita. In realtà è un'adolescenza itinerante quella di Tina Modotti. Il padre è costretto a trasferirsi in Austria per lavoro, lei e tutta la famiglia naturalmente lo seguono. Poi tornano in Italia, ma ancora una volta il genitore per lavoro parte e questa volta è oltreoceano. Subito Tina Modotti rimane in Italia e nel 1908, a soli 12 anni, è costretta a abbandonare gli studi per andare a lavorare in una fabbrica. Quando raggiungerà il padre negli Stati Uniti, anche lì dovrà per un piccolo periodo lavorare come operaia. Ma questa è soltanto la prima scena del film incredibile che sarà la vita di Tina Modotti. Già da giovanissima, oltre a essere una donna bellissima, è anche una donna potente, forte, coinvolgente. Per questo si dà al teatro e ha un certo successo. Diventa molto nota nella comunità italiana negli Stati Uniti e arriverà anche a Hollywood. Questo le consente di frequentare tutta la scena culturale della città in cui va a vivere, San Francisco. Si sposa con un pittore ed è lì che la sua passione per l'arte inizia ad ardere, un'arte che da lì a poco abbraccerà in pieno. Dopo la scomparsa del primo marito seguirà il suo nuovo compagno Edward Weston nel Messico. Edward Weston è un fotografo e in cambio del fatto che Tina Modotti lo assistesse in studio le insegna la fotografia. Il suo approccio è incredibile. Tina Modotti da subito si concentra su delle nature morte, in particolare sui fiori, perché questa cosa le consente di studiare la luce e la composizione, delle conoscenze che poi riuscirà a trasportare anche nelle fotografie che avranno un valore più sociale, che saranno quelle che farà immediatamente dopo. Il Messico arrivava da una rivoluzione, quella del 1910, e dopo le rivoluzioni è il tempo della modernizzazione. Ci sono alcune sue fotografie che sono incredibilmente capaci di immortalare l'attualità, ma anche di diventare così iconiche da trasformarsi in immagini senza tempo. E per esempio il caso di questi fili elettrici con cui lei vuole dirci che la modernità sta arrivando nel Messico. Forse c'è anche una parte critica in questa fotografia. Questi fili elettrici sono decontestualizzati e sembrano quasi un'immagine astratta, e tutto questo colpisce la comunità artistica messicana. Città del Messico in quel momento è un avamposto della cultura a livello internazionale. Molto presto Tina Modotti si affrancherà da Edward Weston, diventa assolutamente indipendente. La sua fotografia si fa più sociale, si fa più politica, ma succede con un approccio completamente nuovo, perché lei vuole quasi dirci che la fotografia può essere una grande forma di alfabetizzazione della società. Allora inizia a fotografare la società messicana in ogni sua forma. Lo fa fotografando i lavoratori che spesso cercano l'elevazione intellettuale nella lettura dei giornali. Lo fa fotografando le donne messicane, e non è un caso che lei le fotografi con i tipici vestiti della comunità, e che spesso lo faccia dal basso, quasi per elevarle, quasi per dare un senso monumentale a queste donne. Trasforma il Messico di quel momento in un Messico senza tempo. Si iscriverà al Partito Comunista, diventerà un vero punto di riferimento culturale e intellettuale per la comunità. I grandi muralisti messicani, da Diego Rivera a Siqueiros e molti altri, la chiamano per fotografare le loro opere. Ogni sua fotografia diventa un manifesto politico, diventa il simbolo di un'epoca. Riesce persino a catturare i luoghi comuni, uno su tutti, la falce e martello, a strapparli dal cliché e a riportarli in un contesto simbolico. Le fotografie di Tina Modotti non sono solamente delle scintille di visione dal punto di vista estetico, ma sono un vero e proprio
pungolo del potere. La sua fotografia più emblematica in questo senso forse è quella di due mani da cui pendono dei fili, a cui non è più attaccato alcun burattino, ed è l'ennesimo attacco di Tina Modotti a un potere calato dall'alto. Tina Modotti si dedicherà per un unico decennio della sua breve esistenza alla fotografia. Siamo nel Messico degli anni 20, lei recepisce gli influssi artistici straordinari dell'epoca, li fa suoi, trova una sua estetica, un suo linguaggio, e poi questo linguaggio è destinato a trasformarsi ulteriormente con l'intuito che la fotografia potesse essere uno straordinario mezzo di comunicazione, e quindi fece confluire i temi dei suoi ideali, del suo impegno politico e sociale all'interno delle immagini, lasciandoci un lascito artistico straordinario. Ma questo non basterebbe a definire la fotografia di Tina, la sua unicità. Bisogna pensare al suo talento innato, alla sua capacità di infondere sentimenti e passioni nelle immagini, in una maniera che ci arriva diretta, che ci tocca e lascia la sua fotografia straordinariamente contemporanea e meravigliosamente efficace. Il suo ultimo compagno è uno dei padri della rivoluzione cubana che si era trasferito in Messico, e lei viene accusata dell'assassinio del suo compagno, finisce in carcere, poi per fortuna scagionata, ma le viene mossa un'altra accusa falsa e infamante, quella di avere attentato alla vita del presidente messicano. Viene scarcerata, ma questa cosa le costa un esilio. Torna in Europa e di fatto abbandona la fotografia per darsi a tempo pieno all'impegno sociale e politico. Riuscirà negli ultimi anni a tornare in Messico, inizialmente sotto falso nome, poi riuscirà a farsi riabilitare. Morirà una sera in circostanze misteriose dal ritorno di una cena, in un taxi. Nonostante abbia esercitato la sua arte per pochissimi anni, Tina Modotti è universalmente riconosciuta come una delle più importanti fotografe di sempre. La sua fotografia è sofisticata, a tratti ipnotica, ma di sicuro sempre figlia di un atto rivoluzionario.